Grande Fratello VIP, Mediaset non chiude reality, cast rivoluzionato, nuovi opinionisti. Il Grande Fratello VIP chiude i battenti dopo le polemiche e le critiche che ci sono state nel corso di questa edizione, nonostante la dura presa di posizione da parte di Pier Silvio Berlusconi, che non si è fatto problemi a bacchettare il conduttore e il cast di questa settima edizione. Il reality show non chiuderà i battenti. L'ottava edizione del GF VIP sarà in onda nel prime time di Canale 5 a partire dal prossimo settembre, quando si riaccenderanno i riflettori sulla casa più spiata d'Italia, seppur con diverse novità. Nel dettaglio, la settima edizione del Grande Fratello VIP è stata caratterizzata da un vespaio di polemiche e critiche che hanno fatto scendere in campo anche Pier Silvio Berlusconi. Il patron Mediaset non ha affatto gradito la deriva volgare e trash che aveva preso la trasmissione nel corso delle ultime puntate di messa in onda, al punto da bacchettare gli autori e lo stesso Signorini, chiedendo un cambio rotta immediato. E le conseguenze di questo duro rimprovero non si sono fatte attendere: due concorrenti, infatti, sono stati squalificati dal programma dato che non avevano mantenuto fede alle nuove regole del gioco. Insomma, la linea editoriale del GF VIP ha assunto una direzione completamente differente, ma nonostante le critiche e le polemiche di quest'anno, Mediaset non ha intenzione di far calare il sipario sul GF VIP. Il reality show è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset 2023-2024, la partenza è fissata per metà settembre, ma al momento non si conosce ancora la durata complessiva dello show. Non si esclude che, per evitare problemi o un crollo emotivo dei concorrenti, si possa optare per una durata più breve, il reality, infatti, potrebbe salutare il pubblico già verso metà-fine gennaio. Intanto, stando a quanto si apprende da una fonte diretta, per l'ottava edizione del Grande Fratello VIP, l'intenzione sarebbe quella di puntare su un cast composto da veri personaggi famosi. Gli autori e lo stesso Signorini, riconfermato alla conduzione, dovranno stare ben attenti ai casting e non si esclude che possano puntare sul ritorno di concorrenti delle passate edizioni. Novità in arrivo anche per quanto riguarda il parterre degli opinionisti di questa ottava edizione. Sonia Bruganelli ha ammesso di voler lasciare il suo incarico dopo due stagioni di fila e non si esclude che stavolta possa farlo per davvero. Tra coloro che si sono candidati come opinionista del GF VIP spicca il nome di Giancarlo Magalli, che ha lanciato un appello a Signorini per la prossima edizione.